altri fuochi d'artificio al Giro d'Italia con il grande, grandissimo finale di Cervinia. Prima della scalata ci saranno altri tre GPM, il primo di terza categoria di Croce Serra, mentre i successivi due, San Barthélemy e Col San Pantaleon, di prima categoria. Si passerà dal Piemonte, da Gravellona Toce, prima volta come sede di partenza di una tappa del giro, alla Valle d'Aosta, a Cervinia. Prima del favoloso finale montuoso si attraverserà la valle disegnata dai ghiacciai e divisa dalla Dora Baltea, che ci farà ammirare alcuni dei castelli più belli della nostra penisola, come quello di Fenis. Da segnalare anche il forte di Bard tra le bellezze architettoniche di questa tappa. Nel dettaglio le tre asperità conclusive saranno così strutturate: San Barthélemy 16,5 km al 6,7% medio e al 13% massimo con 1109 metri di dislivello; Col de San Pantaleon altri 16,5 km al 7,2% medio e al 12% massimo con 1184 metri di dislivello; Cervinia addirittura 19 km e 200 metri al 5% medio e al 12% massimo. La bellezza della conclusione di questa 19ª tappa del giorno 29 maggio sarà la continuità tra la fine di un'asperità e l'inizio di un'altra.